Oh, ma hai sentito di Casey Neistat? Casey Neistat ha smesso, ha chiuso, non fa più video. Ma che stai a dire, Robby? Ma che te sei? Te lo giuro, è così, è ufficiale. Ha fatto già l'ultima puntata, il giorno 19 novembre. Casey Neistat, scritto Casey con la Y in fondo, Neistat, ha fatto il suo ultimo video. Oh, ma chi è? Non l'ho mai sentito, Robby. Chi è questo Casey? Chi è Casey Neistat? Casey Neistat è il più grande vlogger di tutti i tempi, diciamo. Comunque, vado al dunque. Sto Casey Neistat, che è un personaggio eccezionale, cioè scia per le strade di New York, si fa portare dall'elicottero, fa dei voli transcontinentali per andare a fare gli auguri a una ragazza dall'altra parte del mondo e racconta la sua vita attraverso un video tutti i giorni. Ha iniziato nel marzo del 2015, un anno e mezzo fa, ha fatto quasi 600 video e ha raccolto 5 milioni di abbonati, un numero incredibile, e 1 miliardo, dico 1 miliardo di views dei suoi video. Che dirti? È veramente un personaggio fantastico. Ma la cosa più incredibile è che lui, dopo tutto questo successo, in un momento nel quale questo successo sta crescendo ancora di più, ha deciso di smettere. E lo sai perché ha deciso di smettere? Perché ha detto: il successo ti fa sedere, il successo ti fa stare comodo. Oh, apro parentesi, chi ha un canale come quello di Casey Neistat guadagna dei bei soldini in termini di migliaia e migliaia di euro al mese che arrivano come commissioni della pubblicità che appare su quei video. E quindi, quando hai dei numeri così incredibili come quelli di Casey Neistat, la quantità di soldi che ti arrivano ogni mese non è indifferente, non è una cosa marginale, è una cosa molto, molto sostanziosa. Io dovrei togliermi tanto di cappello a chi decide, nonostante il successo e nonostante il ritorno economico, comunque di dire: stop, fermi un attimo, io ho deciso di fare questo viaggio perché volevo sfidarmi personalmente nel realizzare delle cose che non avevo mai fatto, nel spingermi più in là di quello che farei altrimenti tutti i giorni, e adesso la vita è diventata troppo facile. So come fare il montaggio in mezz'ora, mi sono organizzato, ho tutte le tecniche, gli apparecchi che mi servono. Ma è diventato troppo facile per me fare questo video. E Casey fa un'analogia fantastica, dice: io vedo la vita, il percorso di una persona, la carriera, come l'attraversare la giungla, e facendo come Tarzan che si appende a una liana e poi si appende ad un'altra e va avanti. Che vantaggio c'è a rimanere adesso attaccato fisso qua a questa liana, quando si sono aperte centinaia di opportunità diverse che io potrei cogliere? E quindi io, nonostante tutto il positivo che c'è qui, tutto il successo che ho ottenuto, sono pronto ad avere il coraggio e le palle di dire: no, basta, io mi fermo. Non è che mi fermo a fare i video, non è che mi fermo a fare cose creative, ma mi fermo in questo esperimento creativo perché non mi sfida più, non è più una challenge, non è più qualcosa dove sono fuori dalla mia comfort zone. Ed è giunto il momento di passare alla prossima liana. Cazzo, tanto di cappello, Casey, che abbandona la strada vecchia per la nuova, sa quel che cerca, ma non sa quel che trova. Ma forse è proprio quello che cerca.